Panificio Guccione, premio Best Sicily come miglior fornaio. Pane nero di Castelvetrano con lievito naturale crescente, cotto a legna con farina di tumminia macinata a pietra. Pizza al taglio, biscotti, pasta e tanti altri prodotti realizzati con metodi antichi e artigianali. Panificio Guccione, fedeli alla tradizione. Sede unica a Palermo, in via Pipitone Federico 61. Buon inizio di settimana a tutti voi con la programmazione sportiva di Telerent 7 Gold Sicilia. Siamo partiti con la nostra trasmissione speciale Gold Sport. Dovremmo essere presenti in tutte le piattaforme, ovviamente sul canale 15 del digitale terrestre, quello della nostra emittente, e poi anche attraverso Facebook potrete seguire la nostra trasmissione speciale Gold Sport. Un ringraziamento alla redazione tifosipalermo.it, nostro social media partner, in particolare alla grande Dorotea Giordano in cabina di regia per quel che riguarda i social. In cabina di regia degli studi di Palermo invece Roberto Lombardo e Giancarlo Sardo. Tanto di cui parlare, anche di alcune polemiche tramite Instagram che hanno visto coinvolto un grandissimo giocatore della storia del Palermo, vale a dire il Mudo Vasquez, che oggi incanta con le sue giocate sopraffine, purtroppo per il Palermo, il pubblico che tifa per il club ducale. Però polemiche veramente sterili. Vasquez è un professionista, Vasquez adesso deve portare rispetto per i suoi nuovi tifosi, quindi se segna, se fa un assist, se il Parma vince. Capisco che chi tifa Palermo, nella fattispecie considerando l'ultimo turno di campionato, può restarci male, ma lui adesso ha dei nuovi tifosi. Vasquez ha sempre amato, si è sempre dichiarato innamorato dei colori rosanero, ma ribadisco, è un professionista. Andare ad insultarlo perché qualcuno si è indispettito per una sua esultanza, per una sua non so cosa, mi sembra una cosa assolutamente fuori da ogni logica e balorda. E Vasquez, tra le altre cose, da gran signore qual è, ha pure ribadito di continuare a amare Palermo come città, come squadra. Basta, chiudiamo questa polemica, ma era giusto andarlo a sottolineare. A proposito però di Parma-Palermo, e qui coinvolgo la nostra amica, nonché una aficionadas, ospite di speciale Gold Sport, Roberta Mannino. Ciao Roberta. Ciao Simone, ciao a tutti gli amici di Gold Sport. Roberta che ha appena finito una diretta con Radio Time, quindi dalla radio alla TV, così... Parlo sempre di Palermo comunque. Parliamo sempre di Palermo e parliamo di Parma-Palermo. Sì. Tante cose da dire. Tantissime cose da dire, cominciando dal... Voglio cominciare sempre, perché io lo sai, sono un po' polemica, sul fatto che il Palermo è l'unica squadra forse che in difficoltà non mette il 110%, perché ogni qualvolta il Palermo affronta le squadre che sono in difficoltà, queste squadre mettono il coltello tra i denti e veramente ci fanno vedere le stelle. Il Palermo magari ha questa cosa di essere un po' bipolare, dico io, perché o regala un tempo o regala il secondo, insomma è sempre così. C'è da dire che le assenze si sono sentite, però il pareggio, alcuni episodi, perché è vero che non ci dobbiamo attaccare per forza gli episodi arbitrali, hanno portato ad un risultato che onestamente non è per niente meritato. Secondo me il pareggio ci poteva stare. Sì, pareggio ci poteva stare, anche perché il Palermo magari non ha fatto vedere cose nell'arco di tutta la partita strabilianti, ma neppure il Parma. Eppure però la formazione guidata da Pecchia ha dimostrato, sotto il profilo dell'intensità, soprattutto nella ripresa, probabilmente di avere più birra rispetto al Palermo. Una cosa è certa, non è un alibi, non è un attenuante di poco conto considerare le tante defezioni in casa Palermo. Poi possiamo disquisire sulle scelte di Corini, sui cambi che potevano essere fatti in un altro modo, però dico, in campo scendono i giocatori. Io ho visto una squadra un po' molle, perché il Palermo è una squadra che va a corrente alternata, o regala i primi 15-20 minuti, quelli iniziali, agli avversari, oppure sembra partire bene e poi si scioglie un po' come neve al sole nella ripresa.
Però le assenze in questa partita erano veramente, veramente tante, Roberta. Sì, erano davvero tante. Sembra che hanno gli anticorpi bassissimi comunque questi giocatori, perché soprattutto influenza e quant'altro, però le assenze si sono sentite soprattutto in difesa, dove siamo Marconi dipendenti, ma l'abbiamo visto anche in altre partite, non solo a Parma. Poi Verre è ovviamente insostituibile, si vede che a centrocampo comunque manca qualcosa, ma purtroppo la situazione era questa. Ma proprio perché la situazione era questa e quindi gli assenti erano di più, mi aspettavo un maggiore impegno da giocatori che di fatto di norma non vedrebbero il campo. Sì, e poi vorrei anche sentire la tua relativamente, no, non è una polemica, però fa sorridere, perché nel pre-gara, anche il giorno prima, quando si vanno, no, ad abbozzare e a stilare le probabili formazioni, tutti davano questo ballottaggio tra Buttaro e Orihuela. Io, tramite il TG Gold Sport, mi ero un po' sbilanciato dicendo che non c'era nessun ballottaggio, avrebbe giocato Buttaro. Ma questo Orihuela, non ho capito, è un UFO, è un oggetto misterioso, perché è arrivato nella campagna di riparazione quasi a gennaio inoltrato, non si allenava dal 26 di novembre, non ha fatto una partita partendo dal primo minuto. Con tutto il rispetto per Lancini, che è uno dei giocatori della vecchia guardia, quindi saremo sempre grati storicamente a Lancini, a tutta la vecchia guardia, ma per preferirgli pure Lancini, neanche 10 minuti a Orihuela, qualche domanda me la son fatta. Sì, per ironizzare, magari ha offeso qualcuno e non lo sappiamo, e quindi Corino non lo fa giocare per questo. No, spero assolutamente di no, ma sono d'accordo sulle premesse fatte pure su Lancini, ma quest'anno quando ha giocato ha fatto più danni che altro, non mi dispiace dirlo, che lui non è, secondo me, più di categoria da Serie B. Magari in Serie C può fare la differenza in positivo in alcune frangenti, però sì, onestamente tutti ci aspettavamo un Orihuela in più, non che Buttaro comunque non si meriti di avere questa chance, perché comunque lui gioca molto meno, però anch'io potevo ipotizzare un Orihuela. Però col senno di poi, per quanto ha giocato, per come è arrivato a Palermo, ci sta anche che Corini abbia preferito altro. Assolutamente sì, una difesa che era rimaneggiata, è inutile girarci intorno, il Palermo poteva avere pure 50 defezioni e non 9, in questi 9 ovviamente andando a considerare in questo calderone di infermeria piena due lungoleggenti, Elia e Stulaz. Tra parentesi, bella parentesi prima della partita con Elia che era a bordo campo ad salutare tutta la squadra, abbiamo visto le immagini proprio sulla pagina Facebook del club di Viale del Fante. Però le assenze, quelle più importanti, quelle che si vedono, sono Verre a centrocampo e Marconi in difesa soprattutto. Sì, assolutamente, siamo, ripeto, Marconi dipendenti, perché comunque con Marconi in campo abbiamo un leader difensivo che tra l'altro ha meritato il rinnovo di contratto, e quando c'è lui in campo anche Nedel Charu ne prende spunto per migliorare se stesso, perché anche Nedel Charu con Marconi è un giocatore, senza Marconi è un altro giocatore. Marconi ti dà quella sicurezza che magari altri giocatori non ti danno, no? Ovviamente Mateio si è ritrovato a fare il centrale a Parma, ma onestamente lo sappiamo benissimo che non è il suo ruolo, e a centrocampo Verre lo abbiamo preso per un motivo, e nel momento in cui non c'è lui il centrocampo sembra molto confuso. Sì, anche diciamo da rivedere le prestazioni, le ultime prestazioni di Craves, che quando era stato chiamato proprio per entrare negli ultimi 10-15 minuti aveva mostrato grande temperamento, grande senso di posizione, bravo nell'anticipo, nel gioco aereo. Quando è partito dal primo minuto, anche in posizioni non propriamente sue, perché ha giocato o da centrale o come braccetto sinistro, quindi comunque non posizioni per lui idilliache dal punto di vista tattico, insomma, Marconi e Nedel Charu, è inutile girarci intorno, sin qui sono gli elementi più importanti del pacchetto difensivo. Mateju, che è stato spesso criticato, è cresciuto molto sotto il profilo delle prestazioni, però anche lui una volta gioca in una difesa a 4, una volta gioca a braccetto a destra, col Parma per tutte queste defezioni ha giocato da centrale puro, insomma è stato piuttosto complicato per tutti. Facciamo così, dando il tempo ai nostri amici di poter interagire con noi, vedete il numero in sovrimpressione, andiamo a sentire le parole di Corini a fine partita contro il Parma, perché ha detto delle cose molto interessanti, ascoltiamolo. Io penso che invece la squadra abbia retto, ricordo tanti giocatori del Parma con i crampi, noi abbiamo fatto una grande partita anche da questo punto di vista, nonostante qualche giocatore era da tanto che non disputava una partita, abbiamo fatto una prestazione di grande livello, non ricordo azioni pericolose del Parma al secondo tempo, e dunque c'è grande rammarico per una partita che secondo me non meritavamo di perdere,
è successo, però torniamo a casa con una consapevolezza importante, i nostri mezzi che vogliamo mettere in campo già lunedì prossimo col Cosenza. Assolutamente sì, abbiamo alzato il livello delle nostre ambizioni, e abbiamo la consapevolezza, e oggi l'abbiamo dimostrato giocando su un campo difficile contro una squadra ultra qualitativa, l'avete visto anche nei cambi che ha sviluppato, che ci ha rispettato, perché all'inizio non ha scelto una punta fisica, ha fatto giocare Vasquez finto 9. Questo vuol dire che il Palermo è cresciuto con identità, che gli avversari sanno che abbiamo una consapevolezza importante, siccome l'abbiamo messo in campo, ce la siamo giocata alla pari e c'è il grande rammarico di aver portato a casa un risultato che secondo noi meritavamo di portare a casa. È stato emozionante vedere il muro rosa-nero, è stato veramente straordinario, come ci hanno accompagnato, come ci hanno spinto. Io penso, lo dico spesso, che quando stiamo insieme siamo forti, di questo vi aspetto ultra numerosi per vincere la partita con il Cosenza, dove affrontiamo una squadra che è in salute, che sta molto bene, e vogliamo tornare alla vittoria per ambire a questa zona playoff che secondo me abbiamo la possibilità di raggiungere. Eh sì, a proposito, regia, so che c'è una telefonata, quindi la passiamo subito in diretta, ma facciamo vedere queste immagini bellissime della curva sud, perché inizialmente c'era solo il settore ospiti, polverizzata la prevendita in meno di 2 ore, 1872 biglietti che sono andati venduti, ripeto, in meno di 2 ore, e allora, viste le tante richieste, il Parma ha deciso di aprire anche il settore adiacente al settore ospiti, vale a dire la curva sud. 3.500, forse anche di più, tifosi del Palermo. Adesso vi leggerò il dato esatto. Complimenti, lo hanno fatto vedere questo video, ma anche le altre foto che fanno riferimento a questi colori rosa-nero, bandiere, striscioni, sciarpe, insomma, coreografia pazzesca. L'hanno fatto vedere pure i siti nazionali. Questa è una tifoseria da Champions League, altro che Serie B. Andiamo però dal nostro amico che ci chiama da casa, con chi parliamo? Sì, buonasera, io sono Alberto, mi chiamo da Catania. Salve, buonasera a lei. E senta, io volevo dire che stavolta Corini non mi è piaciuto niente nei campi. Fare uscire Tutino e Graves è stato come distruggere la linea portante di tutta la squadra. Non so se siete d'accordo con me, ma questi cambi sono stati assolutamente errati. Io onestamente sono sì, d'accordo. Sì, risponde Roberta. Sì, su Tutino sono assolutamente d'accordo, perché per la partita che era, dato che era ex di partita, si è visto che aveva la carica mille, secondo me per qualche altro minuto poteva stare in campo e fare la differenza, quindi sì, l'avrei lasciato un altro po' in campo. Io, oltre a questa considerazione di Roberta, che sposo in pieno, perché c'è sempre il no proverbiale gol dell'ex dietro sì. L'angolo, l'ex ha sempre no, il dente un po' avvelenato, Tutino non si trovava bene a Parma, è inutile girarci intorno, perché Specchia lo faceva giocare spesso, ma da esterno, lui è una seconda punta, un trequartista, un fantasista, chiamiamolo in questo modo, quindi per motivazioni tattiche ha preferito cambiare aria. Sono d'accordo però soprattutto non tanto per il discorso dell'ex, ma da quello che si vedeva dal punto di vista tattico, perché Soleri e Tutino sono due giocatori che sono ben amalgamati, che si sposano bene insieme a livello di proiezioni offensive. Tutino lo lancia, Soleri, che è un giocatore straordinario nell'attaccare lo spazio e nel far salire la squadra, avevano trovato una loro intesa già dal secondo tempo col Modena, al Barbera, ma anche con il Parma. Brunori non era al meglio quando è entrato, lo abbiamo purtroppo visto, quindi sono d'accordo con lei, questo cambio magari poteva essere evitato. Su Graves, o Graves che dir si voglia, probabilmente c'erano delle problematiche di natura fisica, magari il giocatore non ne aveva più, perché però quello di Tutino non l'ho capito neanch'io. Gli abbiamo risposto. Vi ringrazio, vi saluto, buonasera. Grazie a lei per averci chiamato. È sempre bello quando da tutta la Sicilia ci chiamate. Alberto è un nostro amico che ci segue sempre, che chiama da Catania, ma tifosissimo del Palermo. Regia, prima di andare avanti con gli altri argomenti presenti nella nostra scaletta, però mandate in onda le foto che avevamo concordato inizio trasmissione, perché è stato un fine settimana veramente brutto per i colori rosa-nero. Si sono spenti due ex giocatori del Palermo, partiamo da Gino Raffin, non molti ne hanno parlato. Allora, lui è Mimmo Cecere, partiamo da lui allora. Mimmo Cecere è un giocatore, un portiere
che ha indossato la maglia di tante squadre, tra le quali l'Avellino, il Messina, ma anche inizio carriera a Palermo. Cecere si è spento all'età di 50 anni, un infarto fulminante purtroppo per lui. Cecere, tornando ai colori rosanero, era stato il secondo portiere nella stagione 92-93, l'anno della promozione del Palermo in Serie B, e in quell'anno il Palermo vinse anche la Coppa Italia di Serie C, quindi faceva parte di questo organico Mimmo Cecere, quindi lo ricordiamo con grande affetto, e anche perché è legato ai colori del Messina, quindi aveva la Sicilia nel cuore il giocatore Cecere. Rivediamo invece l'altra foto, quella diciamo un po' più datata, che fa riferimento a Gino Raffin, che si è spento anch'egli il 2 di aprile, è stato allenatore di calcio, ex giocatore, ha esordito con la maglia della Juventus nella stagione 54-55, per lui 3 presenze e un gol, poi tante le sue presenze soprattutto nel Venezia 91 con 39 gol all'attivo, poi la parentesi di 3 anni a Brescia prima di approdare a Palermo, dove siglò 4 reti con 27 presenze all'attivo a Palermo per 2 anni, dal 64 al 66. Quindi li ricordiamo con grande affetto, a noi piace sempre anche rispolverare, purtroppo in questo caso in chiave un po' triste, malinconica, però i giocatori che hanno indossato i colori rosanero. Dovrebbe esserci un'altra chiamata, ci dice la nostra regia, con chi parliamo? Pronto? Sì, gentilmente dovrebbe abbassare la televisione perché altrimenti non la sentiamo in studio. Sì, mi sente? Sì, adesso sì. Con chi parliamo? Io sono Attilio. Ciao. No. Ciao Attilio. Ah, Attilio! Certo, Attilio. Ci siamo sentiti sì, diverse volte. Diciamo così, via Facebook, via Messenger. Allora, niente, io... Scusatemi per la voce, perché l'ho persa lì a Parma. Sei giustificato allora? Sì, sì, praticamente l'abbiamo persa tutti lì a Parma. E comunque, io devo dire la verità, l'ho scritto pure, e praticamente sì, abbiamo perso, però la felicità che abbiamo vissuto di stare insieme, di fare per la nostra squadra, poi alla fine dico si è perso, beh, pazienza, si sapeva che insomma eravamo in grande emergenza, però ecco, è stata una giornata in cui si è vissuto veramente e abbiamo dato dimostrazione come tifoseria di essere forse la migliore in Italia. Regia, facciamo vedere mentre Attilio ci racconta quello che ha vissuto insieme agli altri amici rosanero a Parma, le immagini proprio sì, del settore ospiti e della curva C. Allora, ti spiego subito, noi eravamo messi dove c'è, si dovrebbe vedere il bandierone, quello grande, poco alto. Sì, lo stiamo vedendo adesso. Siamo messi là dietro la porta. E ti dico, ci vedeva poco, però per noi era soltanto festa. Al momento del gol addirittura, guarda, sono caduto dai gradoni perché non si è capito più nulla. Attilio, stai bene? Stai bene però, per fortuna, va bene. Sì, però sono in terra, esatto. Poi alla fine, purtroppo, è capitato, Iacelli, giustamente, non ce la possiamo prendere con lui, dico, dopo un campionato che alla fine dico, ha giocato sempre al massimo. Ha fatto questi due errori nel tutto il campionato, una gol sul tirol, poi la questa è troppo paziente, dai. E alla fine diciamo puntiamo sulle altre partite con la speranza di portare più punti possibili. Però io ci credo, dai. Siamo sempre lì, siamo a 4. Dobbiamo crederci. Certo, sì. Allora, spettacolo del tifo da Champions League, tifo rosanero da Champions League a parte, andando a guardare però un attimo la classifica, Roberta, dopo questa sconfitta col Parma, è una sconfitta pesante, perché sì, il Parma ti ha superato. Assolutamente sì, per fortuna la regina ha perso
tutto intanto e sappiamo che ancora bisogna capire se daranno o no punti di penalizzazione. È una sconfitta pesante, però secondo me non c'è proprio da strapparsi i capelli, come si suol dire, perché per fortuna lì in zona playoff comunque la classifica è abbastanza corta, però sì, abbiamo perso proprio con la squadra che era praticamente diretta avversaria in classifica, ma mi aspetto con il Cosenza, che però è stato bene, un altro passo da parte del Palermo, soprattutto per che siamo in casa, e mi aspetto come il calore del pubblico in trasferta, ma lo vedo pure in casa. La cosa brutta, e poi salutiamo Attilio, è che comunque il Palermo, come dicono a Bruxelles, quando deve quagliare sembra avere il braccino corto, non so per quale motivo, ma voi senza volgere lo sguardo troppo, no, a ritroso, pensiamo a questi 5 pareggi consecutivi, poi purtroppo è arrivata la sconfitta. Cioè, immaginatevi con semplicemente 2 vittorie al posto di questi pareggi, 2 vittorie in più. Il Palermo aveva molto più slancio in classifica. Non sto parlando del girone di andata, io sto parlando di questo mini ciclo. È un vero peccato, Attilio, e poi ti salutiamo. Sì, però dico, se posso dire un'ultima cosa, che in effetti il Parma non è quella grande squadra che si vuole dire. Certo. Se non fosse stato per basket, era una squadra mediocre, cioè non avrebbe guagliato nulla, anzi noi avremmo fatto un boccone, perché per come noi ci mancavano i giocatori e loro erano praticamente nella squadra tipo, noi avremmo fatto un boccone se non ci fosse stato l'altro. Lui ha fatto la differenza. Sì, ha illuminato anche in occasione del gol poi di Koulibaly con l'errore, esatto, che può capitare purtroppo anche ai grandi portieri come Piacelli. Grazie mille Attilio e complimenti, oltre che a te, a tutti quasi 3.700-3.800 spettatori che erano al Tardini a tifare Palermo. Ciao Attilio. Allora, sono scatenati i nostri amici oltre chiamate, anche tanti messaggi. Ce n'è uno di Simone Giunta, una domanda che gira a un altro Simone. È lunghissimo il messaggio, quindi lo leggo dopo. Ne leggo alcuni più brevi. Simone, rimani con noi, Simone Giunta, perché ti risponderò alla tua domanda. Gaetano dice il Parma era alla portata, anche se eravamo in condizioni terremotate, il campo lo stava dimostrando. A Corini manca il coraggio. A Corini manca il coraggio? Un po'. Un pochino, perché ad esempio non per cosa Mazzutino l'avrei lasciato ancora di più in campo, tant'è vero che era proprio scatenato tanto da incitare il proprio pubblico, e onestamente c'è il doppio rammarico proprio contro il Parma, perché era proprio alla portata, però giusto perché il palermitano è sempre sfigato in questo senso. Il Palermo era praticamente a corto di uomini e quindi non abbiamo potuto dare il meglio al 100%, perché sono d'accordo per chi dice che il Parma, onestamente, basket a parte, è una squadra abbastanza alla portata del Palermo. Domanda che gira a te, poi andiamo a casa, c'è un'altra telefonata. Giovanni Candela ha scritto qualche minuto fa: Roberta, a chi ti riferisci parlando di maggiore impegno? Non so a quale. No, ai giocatori di per sé, cioè in generale. No, i giocatori che sono di fatto i sostituti, mi aspettavo maggiore impegno, proprio perché di norma non hanno questo spazio. Quindi quando hai la possibilità, la chance, secondo me dovresti essere un po' più costante, molto più attento a dei dettagli. Però ripeto, all'inizio poi parlavo anche degli episodi, perché il calcio d'angolo in occasione del gol del Parma non c'era, però vabbè, quello è un altro discorso. Secondo me mi aspettavo un po' più di attenzione da parte di chi di fatto non gioca quasi mai. Andiamo a casa e poi continuiamo con i messaggi, con chi parliamo. Pronto, buonasera, sono Giuseppe Amato del tuo Peppone. Ciao Robertina, ciao Simone. Ciao Peppone, siccome siamo buone forchette, presumo, quindi già ti stimo per questo. Dici pure. Noi abbiamo parlato una volta a Forza Palermo sempre, Simone. Ah, ok. Devi capire che le mie sinapsi, quando vedo le partite del Palermo, tendono ad esplodere, quindi si devono ricompattare. No, per il Palermo, io sono solo Palermo, per me esiste solo il Palermo, e basta. Ok. Purtroppo c'è un omino nero che non posso vedere. L'omino nero è Corina. Allora, Peppone lo conosciamo, è un grandissimo ascoltatore di Casa Palermo Radio Time, ma è un grandissimo ascoltatore anche di Gold Sport. E l'omino nero è Corini. Sarebbe perché Corini. Si veste sempre di nero. Ah, per la sua mise, per il suo look. Ok, ora ti posso seguire. A voi giornalisti che ne capite di più di me, pure io a 40 anni che sono sigladoni del Renzo Barbera e ne ho visto passare di costi e di crudi. Dici pure. Una domanda. Ieri
per me questa sconfitta se l'ha mangiata lui, il mister, perché come tante se ne mangerà ancora tante, è inutile andare ai playoff perché non si farà nulla. No, ascolta Peppe, capisco che non ti piace il completo tutto nero, io i playoff ci voglio andare, poi magari non facciamo nulla, ma io ci voglio andare, sono un sognatore, fammi sognare per favore. No, ma io non sto dicendo che il Palermo non deve andare ai playoff, Simone, io sto parlando di Corina allenatore, a me non piace, come allena, qui ci siamo. Quindi lui secondo lui non andiamo ai playoff per colpa di Corini. Ma la domanda che io voglio girarti, Peppe, secondo te il Palermo non arriva a qualificarsi per i playoff? Tu no, temi questo? No, arriva il Palermo, perché quanto ora la regina ce ne verranno qualche nuovo. Ah, tu dici arriva ai playoff, ma tanto usciamo subito con questo allenatore. Sì, per me Corini non è un allenatore adatto a questa squadra, neanche a questa società, perché la nostra società aspira molto in alto, perché con lui non abbiamo dove arrivare. Poi un'altra domanda tecnica, ieri sì. Nella formazione nei 22 che aveva il mister Corini aveva solo un centrale di ruolo ed era Lancini. Nella vita si può sbagliare, come lui ha sbagliato Lancini, ha sbagliato ad Ascoli, Pigliacelli ha sbagliato con Studi Tirol, ha sbagliato ieri a tagliare quella palla nel tiro di Vasco. Perché agli altri la chance l'ha data a Lancini non l'ha dato? Che lo poteva mettere centrale e spostarlo a Matteo a suo posto. Voi che ne dite, che non era la formazione più reale? E tu dici farlo partire dal primo minuto. E Damiani l'ha tenuto in panchina. Peppe, sai, dal punto di vista tattico ogni allenatore ha le sue fissazioni. Non soltanto Corini però. Corini fa la formazione così. Mateiu più altri 10. Non è che dice Brunoni più altri 10. Mateiu più altri 10. E Mateiu lo deve fare giocare sempre. Difesa a 4 lo mette terzino destro, difesa a 3 braccetto destro, o addirittura come contro il Parma, come dici giustamente tu, non c'erano centrali puri di ruolo, Mateiu l'ha messo centrale. Sì, purtroppo ogni allenatore è fissato con qualcuno. È stato sempre il migliore in campo, nulla da togliere a Mateiu, è stato il migliore in campo nelle ultime prestazioni. Chiarissimo. Insomma, Peppe, noi ti ringraziamo, abbiamo recepito la tua frustrazione per Corini. E anche a te, Simone, in bocca al lupo di tutto, Forza Palermo comunque. Quello sempre, grazie mille Peppe, detto Peppone. Ok, grazie per seguire sia la trasmissione di Roberta che la mia qui a Sette Gold Sicilia. Allora, andiamo alle domande, perché Simone è giunta. Ha fatto una domanda chilometrica, la vado a riassumere, una domanda, io lo ringrazio per uno dei pochi conduttori che dice realmente le cose come stanno senza paura di perdere il posto, robe del genere, no, io l'ho sempre dette le cose, Simone, non preoccuparti. Ho notato in questi giorni una certa frustrazione da parte della tifoseria, in quanto costantemente attaccati da una parte del giornalismo locale solo per aver mosso critiche nei confronti di mister Corini, e poi Simone Giunta sottolinea i dati. 8 punti in 8 partite, 5 vittorie nelle ultime 19. Conoscendo la tua onestà intellettuale, non credi che una fetta di giornalismo locale debba farsi un esame di coscienza? Ti rispondo, io onestamente non so a quale emittente, a quale portale online, carta stampata, non so quale collega abbia attaccato la tifoseria, se ho capito bene il tuo messaggio, o comunque stia difendendo a spada tratta Corini. Io ti dico la mia. Purtroppo sono stato etichettato come nemico della contentezza inizio campionato, ma non solo in questa stagione, perché sottolineavo le tante cose che non funzionavano della gestione Corini. Ho anche detto che sono migliorate molto le prestazioni, che comunque il Palermo rispetto ad inizio campionato, per tutta una serie di considerazioni da fare, troppo lunghe, quindi andiamo alla sostanza delle cose, comunque ha invertito un po' il trend. Adesso però sembrano riemergere degli, tra virgolette, atavici problemi di questa squadra. I dati sono quelli. Se tu mi chiedi cosa penso di Corini, Corini è, l'ho sempre detto, più grande capitano della storia del Palermo, a me non fa impazzire come allenatore. Però, le decisioni non le prende Simone Alibani, le decisioni le prende la dirigenza del City Football Group. Quando le cose non andavano, gli ha dato fiducia, e poi Palermo ha fatto 9 risultati utili senza perdere, 9 risultati utili consecutivi. Adesso le cose sembrano non andare benissimo,
e non mi riferisco alla sconfitta col Parma, ma anche a quei 5 pareggi, perché dovevi vincere qualcuna, almeno 2 vittorie le dovevi fare. Quindi io ti ho risposto così, non so a quale parte della stampa ti riferisci, una cosa è certa, noi qui a 7 Gold diciamo sempre le cose che pensiamo, che siano giuste, che siano sbagliate, non lo so, però con professionalità ci mettiamo sempre la faccia, quindi se voi ci seguite perché probabilmente pensate che il nostro modo di vedere le cose sia compatibile con il vostro. Non so che cosa altro aggiungere, Simone. Se vuole rispondere anche Roberta, perché io non so a quale parte della stampa. No, no, ho capito a quando si riferiscono, perché allora io onestamente anche io le mie critiche le ho mosse, però forse si riferiscono, perché tanti di questi commenti sono arrivati anche a noi durante le trasmissioni, che cercavamo magari di avere un po' di pazienza, dare un po' di fiducia in più a Corini con gli uomini che aveva a disposizione, perché prima del mercato di gennaio onestamente la squadra non era, era una cozzaia onestamente di giocatori che sono stati migliorati, cioè la rosa è migliorata grazie al calciomercato invernale, però onestamente forse c'è da dire che come tutte le colpe non sono di Corini, neanche tutte le colpe sono della squadra, nel senso non, e la colpa sta in mezzo, quindi non è che è una difesa a Corini, ma semplicemente cercare di vedere da entrambe le parti la situazione Palermo. Insomma, poi ci sono anche delle offese. Sì, ora andiamo alla pubblicità, regia. Ma stai zitto, gratino, Corini non serve, ci sta facendo sognare. Gratino forse era cretino, vabbè, ci prendiamo per gli insulti, se sono riferiti a me mi fa ridere, le cose gratinate sono anche buone, molto buone. Assolutamente. Io questo, di Pasqua poi, questo si chiama Gaetano San Filippo, non so se è riferito a me, dico, sono sicuro che qualora ci dovessimo incontrare per strada, anche per educazione, non penso che offenderesti nessuno. Io se tu dici gli asini volano, ti posso dire, per me stai dicendo una corbelleria, ma non ti dico che sei un cretino. Però capisco che nell'era dei social succede tutto e anche il contrario di tutto. E allora, amici gratini, noi siamo grati a voi per seguirci. Andiamo in break, piccolo break, e torniamo subito. Caffè. Che sì, quando si amare, più dolce sono chi, ma piccia la bocca, ma fai consumare, ma mi metto genio di andare. Ani, è il nome del caffè? Ah già, caffè Siag. Azz, è pure saporito. Panificio Guccione, premio Best Sicily come miglior fornaio. Pane nero di Castelvetrano con lievito naturale crescente, cotto a legna con farina di Tumminia macinata a pietra. Pizza al taglio, biscotti, pasta e tanti altri prodotti realizzati con metodi antichi e artigianali. Panificio Guccione, fedeli alla tradizione. Sede unica a Palermo, in via Pipitone Federico 61. Ci stanno arrivando veramente tanti complimenti, non soltanto i gratini, quindi vi ringraziamo amici, è bello perché il calcio è un argomento, no, molto divisivo, perché tutti, Roberta, ci sentiamo commissari tecnici, allenatori, direttori sportivi, tutto. Quindi vabbè, però a me piace, io non sono contrario alle censure, a meno che non ci siano cose veramente pesanti, anzi mi avete strappato un sorriso. E poi una precisazione da parte del nostro amico Simone Giunta, non si riferisce alla trasmissione fatta da Roberta, quindi boh, probabilmente. No, ma lo capisco. Poi in privato Simone magari mi potrà scrivere o scrivere alla pagina e mi spiegherà, perché ripeto, le cose vanno fatte alla luce del sole. Essere giornalista, Roberto, noi lo diciamo sempre, è qualcosa di straordinario, però impone oneri e onori, e soprattutto gli oneri sono nei confronti delle persone che ti seguono, ed è quello che dico anche ad alcuni calciatori. Noi facciamo un mestiere,
No, calciatore no, perché io non so, una palla stoppata ogni 50, quindi per vostra fortuna faccio il giornalista. Però dico, noi facciamo un mestiere nel quale comunque abbiamo la fortuna di essere seguite da tante persone. Se le persone ti seguono, devono essere messe nelle condizioni di ascoltare delle cose sempre verificate e tutto. Certo. Quindi poi Simone eventualmente mi farà sapere meglio dandomi delle precisazioni. Contro il Cosenza cosa si aspetta Roberta Mannino? Una vittoria, perché non voglio che il pranzo di Pasquetta mi vada di traverso, semplicemente questo, no, sto scherzando, no, mi aspetto una reazione da parte del Palermo, perché dopo Parma, dove c'è stato tanto rammarico contro il Cosenza, mi aspetto una vittoria, che in casa è più facile che arrivi, però ripeto veramente, non scherzo troppo sul pranzo di traverso, quindi per favore. Allora, sì, vabbè, lasciamo perdere, questo è purtroppo una guerra persa. Per ritornando alla bellezza di questo nostro lavoro, quando ci sono le feste, soprattutto per chi è fuochista e chi è esperto, io sono un fuochista, quindi è una tragedia, ma speriamo che il Palermo ci possa fare una bella Pasquetta. Lo so che mancano ancora tantissimi giorni, ma ipotizziamo qualche rientro importante. Ma io mi auguro, soprattutto a questo punto, Ver e Marconi, ma non lo so, perché siamo stati molto sfortunati negli ultimi tempi, tra influenza, questo tempo non aiuta. Forse Marconi non recupera. Però non ce la fa. Sì, secondo me sì. Ver sì. Ver sì, a questo punto io spero quantomeno in Ver, perché è un giocatore fondamentale, a centrocampo fa la differenza. Però comunque invece, a proposito di centrocampo, però poi ti lascio dire tu la tua sui rientri. Scusa se rido, ma c'è il nostro amico Serafino, dice vale la pena guardare la trasmissione anche solo per il colore della camicia della Mannino, quindi è piaciuta la tua camicia. Grazie, la riproporrò se volete. No, comunque sì, però per quanto riguarda il centrocampo sono d'accordo, mi ricordo chi l'aveva detto, sull'introduzione di Damiani, l'aveva fatto giocare titolare. E qua mi provochi, qua mi stuzzichi, perché è uno dei miei cavalli di battaglia, tornando al discorso siamo tutti allenatori e commissari tecnici. È un tuo pupillo. È un mio pupillo, no, il buon Damiani. Nulla da dire nei confronti di Gomez, che è un giocatore straordinario, temperamento, dinamismo e tutto, però Corini, come con Matteo, si è fissato su questo giocatore nel ruolo di regista. Ma la presenza di uno non esclude necessariamente l'altro, almeno da quel poco che ho visto, se Damiani dovesse giocare in cabina di regia, Gomez e Verre potrebbero tranquillamente giocare ai suoi lati. Poi qualcuno potrebbe dirmi, è Segre, è Saric, ragazzi, una squadra che vuole andare ai playoff e tentare di giocarsi le sue carte deve avere tante alternative, 5 cambi ci sono, non siamo più negli anni 40, quindi 5 cambi possono diventare assolutamente determinanti. Sì, assolutamente sono d'accordo, come sono d'accordo sul dover inserire di più Damiani. C'è stato un periodo in cui finalmente lo faceva giocare titolare e io avevo veramente urlato finalmente, perché se lo meritava, perché comunque ha dimostrato di essere un giocatore in gamba, tanto maturo da poter gestire il centrocampo del Palermo, quindi lo avrei inserito prima a Parma perché magari avrebbe aiutato a contrastare di più Vasquez, che è imprendibile, è il giocatore che ha subito più falli in tutta la Serie B e lo abbiamo visto pure contro il Palermo, però onestamente avrei preferito più Damiani che altri. Vasquez incredibile, nella ripresa sembrava dormicchiare, 3 palloni ha toccato e uno addirittura ha mandato in porta, Coulibaly complice anche se vogliamo, poi l'errore di Pigliacelli, nessun processo a Pigliacelli che 9 su 10 è sempre il migliore in campo, però quando capita un errore va sempre sottolineato. Cosenza, vediamo la classifica, regia che comunque sta vivendo un buon momento di forma, il Palermo è anche molto fortunato sempre nell'affrontare le squadre quando vivono il loro momento di forma, o quando c'è un cambio di allenatore, vedi con la Ternana. Però dico, Cosenza deve essere assolutamente, come diceva Roberta Mannino, una partita da vincere, in primis perché la giochi tra le mura amiche del Barbera, e poi aspetto non di secondo conto, però comunque da considerare. È vero, è cortissima la classifica per quel che riguarda la zona playoff, ma basta perdere terreno. Assolutamente sì, perché comunque la classifica è corta, ora non voglio fare la disfattista, voglio fare la pessimista cronica, però onestamente
anche dietro le squadre possono fare bene, come il Cosenza che va a rosicchiare qualche punto, quindi noi dovremmo rimanere sulla scia delle prime posizioni. Ok, Parma, può succedere, non doveva succedere, soprattutto perché c'è tanto rammarico, potevamo portare a casa almeno un punto, però contro il Cosenza bisogna vincere. Mi aspetto una reazione come quella avuta durante la partita contro il Modena. Tanti, tanti messaggi e noi li ringraziamo, tanti complimenti per la trasmissione da parte di Ercole Cosenza, da parte di Paolo Candura, da parte di Emanuele Riggio. Grazie ragazzi, ci fa veramente piacere il fatto che possiate apprezzare il nostro lavoro, perché c'è tanto, tanto sacrificio dietro. Leggiamo i messaggi, quello della camicia e la manino già l'ho letto, di sera. Fino, Emanuele Riggio, complimenti per la trasmissione. Ercole Cosenza, buonasera, siete bravi come giornalisti sportivi, mi dispiace dirlo, Corini non è l'allenatore giusto per questo Palermo. Corini, no, Corini, Corini è un perdente, no, Ercole, no. Noi ti ringraziamo per i complimenti, però comunque Corini ha anche vinto tanti campionati, penso col Lecce, penso col Brescia, poi magari ha sbagliato anche tante cose. Sì. Però comunque un perdente, no, è la tua opinione. Anche perché anche in Serie A con il Chievo ha fatto miracoli. Anche, ecco, brava. Probabilmente quello è stato ancora più importante dei campionati. Sì, l'ha salvato praticamente ogni anno il Chievo, poi è successo fallimenti, cose varie, però sì. Però comunque Ercole, che ci segue, dice: chiedo alla società di cambiare quanto prima Corini. City Group, nostro amico Ercole, ma non soltanto Ercole, insomma... Per la prossima stagione vorrebbero un altro profilo per quel che riguarda la panchina. Poi ci arriviamo, magari vediamo con Roberta se la riusciamo a fare un attimo sbilanciare. Paolo Candura, complimenti per la trasmissione, la seguo sempre. Vorrei chiederle perché la squadra del Palermo ogni volta per reagire e giocare la partita deve sempre subire gol dagli avversari per poi perdere o pareggiarla. Non capisco queste partite sempre con la rimonta da dover fare. Roberta. Sì, in effetti è una cosa che fa impazzire un po' tutti quanti, tifosi, non addetti ai lavori, perché è vero, il Palermo quando si trova in difficoltà, cioè reagisce solo quando si trova in difficoltà, vedi contro il Modena, contro il Parma era arrivato il pareggio, sì, sono d'accordo, ma sono d'accordo anche sul fatto che, dicevamo ad inizio trasmissione, che il Palermo capita che parte bene, capita, però poi il secondo tempo magari si dimentica di giocare bene, quindi è la situazione opposta. Questo secondo me è un problema di atteggiamento e di maturità da parte dei giocatori, che non tutti hanno la maturità di cercare di rimanere concentrati per 90 minuti. Assolutamente sì. Corini, l'opinione di Roberta Mannino, anche se dico è una stagione, faccio Giotto, non Piazzale, faccio come Giotto, un cerchio, è una... Come è venuto? Manco si vede. No, perfetto. Ma, diciamo, più un uovo, visto che ci avviciniamo a Pasqua. Ho fatto il cerchio per fare una metaforica disquisizione a 360 gradi, perché comunque una stagione complicata. Dico, arriva malissimo. Baldini, ciao ciao, Castagnini, ciao ciao, un altro mercato da fare, poi altri giocatori che sono arrivati quest'inverno. Quelli che sono rimasti per il calcio, per le decisioni di inizio stagione, insomma. Poi, insomma, tanti giocatori che qui non giocavano, che hai dovuto piazzare work in progress, alcuni dei quali fanno anche fatica a fare presenza in Serie C, quindi questo lascia intuire come veramente questa rivoluzione operata dal Palermo a 360 gradi sia stata necessaria. Cioè, penso a Crivello che non gioca, a Padova, Silipo che doveva fare sfraceli, ha fatto credo 3 o 4 gol, altri giocatori che non giocano. Poi ci sono anche le cose strane, tipo Pierozzi, titolare oramai inamovibile nel Como, sì, qui non giocava mai, però dico è una... È stata una stagione complicata, cioè non è che Corini è arrivato e lo possiamo subito giudicare così. No, assolutamente, tant'è vero che all'inizio non potevamo dirgli nulla, perché era arrivato a stagione cominciata con una squadra che non aveva creato lui, con innesti arrivati praticamente gli ultimi giorni, con la società che è andato via Castagnini, con Baldini ha dovuto modificare il calciomercato. C'è da dire anche che a gennaio hanno fatto miracoli, solo l'arrivo di Verre vale veramente tutto il calciomercato, perché è stato l'acquisto migliore che potessero fare. Per quanto riguarda invece Corini stesso, ci stanno le critiche, soprattutto io la critica che gli muovo sempre sono sti cambi fatti o troppo tardi o nei momenti veri tutino, che non c'entrano assolutamente nulla. Però io non sono allenatore,
giochicchio a calcio proprio qualche volta, però onestamente mi aspetto atteggiamenti diversi, soprattutto mi aspetterei un po' più di aggressività anche da parte di Corini, che secondo me a volte è troppo pacato, ma questo è da sempre, lo è stato sempre. Magari spacca poi lo spogliatoio, spacca le sedie dentro lo spogliatoio, non lo so, fanno wrestling, no, si scherza. La disquisizione relativamente, no, alla chiave tattica, Damiani può giocare anche con Gomez dal primo minuto, la sposa anche il nostro amico Mario Saladino, che vorrebbe vedere sempre la mediana con Damiani in cabina di regia, Gomez e Verre. Ci vuole sempre un uomo che sa dare bene i palloni agli attaccanti. Poi altri messaggi. Simone e Roberta, secondo voi a fine stagione, qualora dovessero decidere gli uomini del City di far andar via Corini, in quel caso salterebbe anche il direttore sportivo? Ma non credo, ha fatto un buon lavoro quest'anno, soprattutto a gennaio. Onestamente la fiducia gliela darei ancora, perché non dovrebbe saltare tutte cose, no, per favore. È vero che a inizio stagione è saltato sia l'allenatore che il direttore sportivo, ma non è che se dovesse saltare Corini dovrebbe saltare tutte cose, no. Io invece vi do una brutta notizia. Oh, mamma mia. No. Brutta notizia, sentendo i messaggi, e poi chiudo che la regia sta per entrare qua in studio e facciamo un casotto. Corini, secondo me, brutta no, perché magari ci porta poi in Serie A, se non quest'anno l'anno prossimo, però vedendo i commenti 9 su 10, Corini out, a momenti hanno rispolverato i nostri amici, Corini secondo me resterà anche l'anno prossimo, questa è una mia sensazione. Sì, no, ragazzi, difficile, anche perché... Non solo perché ha contratto biennale, ma resterà anche l'anno prossimo, sì, è una mia sensazione. Sì, no, sono d'accordo, magari con una squadra diversa... Non è che ora mi insultate, no, prima mi fate complimenti, bravissime, ora sei un gratino di nuovo, no, è la mia opinione, per me... No, lecito, assolutamente, no, per te d'accordo. Resta pure. Sì, perché comunque bisogna dargli la possibilità di preparare la squadra fin dall'inizio, cosa che non ha avuto quest'anno. Che poi, ragazzi, io penso... Noi che ci lamentiamo di Corini, pensate ai fratelli Inzaghi, che hanno tutte le tifoserie contro, sia la Regina che l'Inter, però adesso tutte e due le tifoserie li vogliono fuori, hanno maggiori ragioni rispetto a noi, secondo me. Aia, vabbè, lasciamo, perché già abbiamo tanti problemi in casa nostra, figuriamoci se pensiamo ai fratelli Inzaghi. Noi dobbiamo pensare a Corini e agli straordinari giocatori del Palermo che devono vincere col Cosenza. Grazie mille a Roberta Mannino, grazie, e ovviamente grazie anche a Radio Time, che ti ha concesso di venire sempre qui con noi. Grazie mille anche alla nostra regia, coordinata da Roberto Lombardo e dal nostro Giancarlo Sardo, ma soprattutto grazie a voi, telefonate, messaggi, tanti spunti di riflessione. Noi vi adoriamo, 7 Gold adora i suoi tifosi. Ciao.